Ciao Paolo, le trovate? Sì. Oh mamma, eccola che arriva. Ciao ragazzi, Giuseppe, che hai lì dietro? Niente, perché? Fa un po' vedere. Quante volte te le devo dire che le cannucce sono tra le cose più dannose per l'ambiente? Se ne usano milioni in tutto il mondo, sai che vuol dire? Tra poco nel mare ci sarà più plastica che pesce. Peggiora sempre di più, secondo voi è contagiosa? Non lo so, ma per fortuna abbiamo queste. Grande, è proprio quello che ci serve. Ciao, dove le trovate? A studio da papà, fa il dentista. Daccele. Fermo, cosa mi dai in cambio? La mia pizzetta rossa. Un pacchetto di figurine. Mezzo succo alla pera senza cannuccia. Va bene, può andare. Ehi, ma chi si rivede? Ma quanto siete cresciuti? Ma quasi non vi riconosco più. Beh, io invece sono sempre il solito, eh? Sempre il solito Isidoro. Come mi vedete invecchiato? Scusate, questa tosse se ne vuole proprio andare. Penso tutta colpa dell'aria inquinata. Ci provano col blocco delle auto, ma non funziona. Vabbè, che dite? Un giro nella scuola come ai vecchi tempi? Si può fare, ma in silenzio. Dai, forza! Ragazzi, oggi interroghiamo. E queste mascherine? Toglietele subito di dosso! Avete paura di ammalarvi? E perché? Di cosa avete paura? Silvia, mi spieghi questa storia? Io non lo so, maestra. Beh, qualcuno mi spieghi cosa sta succedendo. Come sempre, quando c'è un mistero, per fare un po' di chiarezza occorre fare un salto indietro. Maledette polveri sottili. Maestra, mi affida la penna? Tieni tesoro. Grazie. Forza ragazzi, consegnate. Ministro, altri 5 minuti per favore. No, no, non c'è tempo. Mettete la brutta nella bella e portatemi i testi. E se le cose non cambieranno in fretta, se non si trova al più presto una cura, per me non ci sarà più nulla da fare. Sono spacciata, la vostra cara amica. Non ci credo, non è possibile. Guarda tu stessa. Anch'io voglio leggere. Lo sapevo che non stava bene. Una che si comporta così deve avere sicuramente qualcosa che non va. Proprio una svitata, non voglio diventare come lei. Ragazzi, ma secondo voi è pericoloso starle vicino? Certo che è pericoloso, quella ci infetta tutti. E se fossimo già contagiati? Ragazzi, ho un'idea! Ragazzi, che state facendo? La vostra cara amica? C'è scritto qua.
Allora mi spiegate che succede, per favore? Silvia è contagiosa. Ma che dici, non è vero? Sì, invece è vero. L'ha scritto nel tema. Maestra, scusi, potrebbe uscire un momento? Silvia, ti andrebbe rileggere il tema alla classe? L'ha già corretto. Non ancora, ma ho questo. Dov'era? Non ti preoccupare, vieni, lo leggiamo insieme. Salve amici miei, anche se ancora per poco, perché mi sono ammalata e peggioro sempre di più. Visto? Abbiamo ragione! Lasciala continuare. Molte brave persone hanno provato a salvarmi e darmi qualche anno in più di vita, ma non è bastato. Alla maggioranza conviene far finta che il problema non esista e non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Davvero non vedete come sono ridotta? Davvero non capite come ogni giorno è una lenta agonia? Vi credevo più furbi, soprattutto perché ignorando il problema mettete in pericolo voi stessi. Questo messaggio è un ultimatum, sento di avere i giorni contati. E se le cose non cambieranno in fretta, se non si trova una cura, per me non ci sarà più nulla da fare. Sono spacciata, la vostra cara amica. Non ti sembra che manchi qualcosa? Sì, perché è la fine della penna. Paolo, vorrei leggersi l'ultima riga ai tuoi compagni. Un consiglio, inclina il foglio. Ok. La vostra cara amica Terra? Sì, avete capito bene ragazzi, non è Silvia per fortuna il soggetto del tema. Già, per fortuna. Ma se possiamo tirare un sospiro di sollievo per Silvia, purtroppo non possiamo non preoccuparci per il nostro pianeta, che è veramente malato e ha bisogno del nostro aiuto. A partire da oggi. Ciao, a domani. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. A domani. Ciao. Arrivederci. Grazie per aver risolto il mistero, Cidoro. Di nulla, sono io che devo ringraziare te per il buon esempio che hai dato. Se tutti quanti ci comportassimo bene, avremo un mondo più sano. E ci ammaleremo anche di meno. Scusa, colpa dello smog. Oh, grazie. Ciao. Ciao, domani. Ciao Paolo, ce le hai? Sì, non è stato facile, ma le ho trovate. Ciao ragazzi, che hai lì dietro? No, niente, perché? Non puoi vedere. Ed è eccezionale ragazzi, il mare ve ne sarà grato. Le buerce sono solo un piccolo passo, ma la direzione è quella giusta. Forza ragazzi, venite a giocare! Arriviamo! Sto già meglio. È proprio vero. Se curiamo la terra, guariamo noi stessi.